Thank you aperto, chiuso, aperto, chiuso, aperto, chiuso. Cari amici Telegraph appassionati di dialetto, vedete che mi trovate proprio in una condizione, sto facendo un ripasso degli accenti aperti e degli accenti chiusi, l'accento fonico aperto, l'accento fonico chiuso perché ogni tanto mi dice qualche telespettatore, dice guarda che hai detto una O aperta, invece la O era chiusa, hai detto una E aperta, era, la e era chiusa, quindi mi scuso perché effettivamente a volte vado anch'io, eh, la mente si obnubila, cioè si annebbia, e allora cerco di passare, no? Allora questo è l'accento aperto, questo è l'accento chiuso, questo è l'accento aperto... e questo è l'accento chiuso... e via di questo passo... quindi... se voi sentite che dico a volte... bisi per fave... guardate quello che c'è scritto... l'ho già detto in una precedente puntata... ma lo ripeto... mi scuso... perché a volte effettivamente... poi a una certa età... è facile incominciare a perdere... un po' il lume... non dico proprio il lume della ragione... ma un lumicino un po'... ecco... perdere qualcosa del lume della ragione... quindi... mi raccomando... seguite ma... Scusatemi se ogni tanto appunto, dico una cosa per un'altra. Perché dico questo? Perché oggi vi dico subito una classica puntata didattica, abbastanza veloce, non voglio tediarvi, annoiarvi più di tanto, avete altro per, per la testa probabilmente, vi prego comunque di guardare, di non cambiare canale. Oggi appunto farò una puntata didattica un po' di ripasso e quindi vedrete scorrere, non userò più la lavagna, vedrete sul teleschermo, scorrere a volte una terminologia che cerco appunto di spiegare. Prima però eh, devo dire una, un aspetto curioso che ho scoperto nei giorni scorsi. L'altro giorno ero da, da righiennio, ferramenta lì nella località artigianale verso ceole, verso il cementificio. E ho scoperto che c'è un, un dipendente, il Danilo, il Danilo Gavatta, no, che evidentemente ha visto che il livello culturale, mi scuso con i dipendenti, ma ha detto qui il livello culturale è molto basso, e sapete cosa fa il Danilo Gavatta? Tutti i giorni, lì, al Ferramenta Righi, porta per tutti i dipendenti una parola italiana difficilissima. Un giorno mi ha messo in difficoltà, ha messo in difficoltà anche me, mi ha detto, sai cosa vuol dire? Sono rimasto lì, sì. Eh, per elevare il livello culturale dei dipendenti, quindi tutti i giorni porta allora mi sono permesso di dire ma questa è un'accademia della Crusca trasformato in dialetto però direi l'ho detto, è la scuola della Semola, no? La Semola è la Crusca, quindi io Ferramenta Righi ormai la chiamo non più Ferramenta Righi ma la scuola della Semola e chi è il magnifico rettore? Il Danilo Gavatta, quindi che saluto naturalmente saluto Ennio Righi, la moglie Paola e i figli Manuela e Lorenzo. Quindi un carissimo saluto alla famiglia Righi che ogni tanto, fra l'altro, ah, mi ricordo che ci ha dato una mano per fare quel interessante servizio su Bortolo Gobbi, Bortol Gobbi grazie appunto alla sollecitazione del, dello scultore Renato Ischia, che saluto e che ringrazio. Quindi grazie di nuovo a Ennio Righi. Saluti naturalmente a Danilo, però auguro a Danilo però di inventare una nuova eh, metodologia lì della scuola della, della, della semola. Accanto ecco, alla parola difficile italiana portati anche una parola difficile dialettale. E quindi mi metterai in, in difficoltà, ma magari darai l'opportunità a me di imparare nuove parole dialettali. Bene, detto questo, andiamo allora. Alla puntata di oggi. Voi adesso vedrete scorrere alcune cose sulle quali mi preme riportare la vostra attenzione. Ripeterò alcune cose che ho già detto, ma devo dirlo, devo insistere, specie per coloro che vogliono mettersi a scrivere in dialetto, perché vedo che tanti si mettono a scrivere in dialetto, ma il dialetto lo scrivono con troppa libertà. Eh? Troppa libertà. Allora, partiamo intanto dalle forme del verbo avere e dalle forme del verbo essere, il famoso go, ghe. Ecco, vedete, adesso probabilmente lo vedete sullo, sul teleschermo, vedete che a volte il GO presenta l'H, a volte la O ha l'accento, vedete? A volte col Go con l'H l'accento non c'è, e la stessa cosa vale per GH, a volte c'è l'apostrofo, a volte non c'è. E così ga gaveva, gaveva addirittura senza H, senza apostrofo, lo vedete. La stessa cosa vale per le forme La con l'h e la senza h. Poi un altro aspetto, questo na, quando vuol dire una, articolo indeterminativo, sappiamo già che Floriani scrive sempre na con l'apostrofo, è caduta la u e quindi Floriani mette l'apostrofo. Ma la maggior parte dei poeti dialettali non mettono l'apostrofo, da quello che ho visto, eh, ma io non ne ho visti tantissimi poeti dialettali, però quelli che ho visto vedo che insistono più. Con il na senza apostrofo. La stessa cosa vale per sto, sta, sti, ste, che vorrebbe dire questo, questa, questi, queste. Alcuni mettono sto, scrivono sto senza apostrofo, altri mettono l'apostrofo a sto. Sta senza apostrofo, sta con l'apostrofo, sti senza apostrofo, sti con l'apostrofo. La, o ste, ma la cosa curiosa è che ho visto un poeta che mette sto senza apostrofo e sti con l'apostrofo, ma dico se metti sto senza apostrofo automaticamente anche sti plurale è senza apostrofo. Quindi c'è una libertà che diventa licenza, quindi la libertà è un qualche cosa eh, che deve esserci dappertutto anche nel vivere civile. Quando uno ha una libertà che va a scontrarsi contro le regole, contro gli altri, non è più libertà, ma è più licenza. E spesso qualcuno confonde la libertà con la licenza, per cui si pensa che libertà vuol dire fare quello che si vuole. No, quella è licenza. La libertà è fare qualcosa che non faccia male né a te stesso né agli altri. Nel momento in cui fai. Male a te o agli altri non è più libertà, ma è licenza. Scusate questa disquisizione di carattere civico, di educazione civica. Bene, andiamo avanti. Famiglia. Eh, famiglia. Andrà con la G o senza G? Ecco. Secondo Fox, cito ogni tanto Fox: famiglia andrebbe scritto senza la lettera G. Così bigliet, biglietto, che si scrive col GL. Ecco, in dialetto bisognerebbe scriverlo senza la G. Quindi pensate a tantissime altre parole che hanno il GL, foglio, beh, foglio non esiste in dialetto, è il FOI, ho rotto il FOI del quaderno, ma tante parole con la GL, col gruppo GL, in dialetto non dovrebbe esserci. La G dovrebbe cadere. Anche qui c'è massima libertà, massima licenza, nei poeti dialettali trentini altra curiosità sciarpa che noi dovremmo dire sciarpa con questo bel con questa s sciarpa con la sc quindi no la sc non esiste in dialetto quindi dovrebbe essere siarpa senza la c anche qui secondo fox chiaramente poi arriviamo ad altro argomento e qui floriani eh, anche qua ci insegna Un'altra cosa, bank. Secondo Fox bank vuole l'H per non dire bunch. Biroc dico Biroc proprio perché non c'è l'H. Invece Floriani non usa l'H. Per cui bank lo scrive senza H. Fresh lo scrive senza H. Mentre Fox dice che bank, fresk, bosch. L'H, dovrebbe esserci l'H, attenzione adesso. La strazza, te sei una strazza ancora? Te vedo come una strazza. Non te, te senti bene? Ecco, strazza, sentite questa bella z dura. Esige doppia z. Ecco. In realtà, molti scrittori scrivono strazza, strazza con una sola z. È sbagliato. La stessa cosa per passion, ancora, go passion. Non stavo bene, modo di dire. Passion con doppi s, non Passion con una sola s. Però molti usano. Vi ricordo la famosa discussione che c'è stata per 10-15 giorni sul quotidiano Ladige, nelle lettere al direttore, quando è nato il problema. Ma Pessatei si scrive con do S e con una s. E lì hanno partecipato tutti i massimi scrittori, da Francescotti a Fox a quell'altro che non ricordo. Alcuni dicevano Pessatei con due S, pesatei con una S. E poi, attenzione, qui veramente ne ho parlato in una precedente puntata. Nom, generalmente tutti scrivono Naom, Nalber, fanno N apostrofo, Om, N apostrofo, Alber. Ecco, invece Fox dice che è sbagliato, perché Nalber sta per Alber per cui cadendo la E l'apostrofo va prima. Nom sta per in-om, per cui, cadendo e, l'apostrofo va prima. Quindi, vedete, però la maggior parte fanno nalber, n apostrofo alber. Nom, n apostrofo om. Andiamo avanti. Sciapada, Schop, scet. Sentite? Come va scritto? Ecco, Naturalmente, vi dico subito che Floriani non mette né apostrofo né trattino fra la S e la C, Floriani, Giacomo Floriani. La maggior parte dei poeti, tanti poeti dell'Italia Trentini, lo stesso Fox, sulla sua grammatica dialettale, dice che Ciapada va scritta o S trattino C o S apostrofo C. La stessa cosa per Cet Chop. E arriviamo a un altro argomento. In questi giorni c'è. Ne abbiamo parlato forse in una precedente puntata con Mario Matteotti, Mario Matteotti sta mettendo assieme un po' i suoi ricordi degli anni passati, no? anche lui ormai è vicino ai 70 anni e quindi ha tante cose da raccontare. Le racconta innanzitutto su Facebook, perché lui è un amante di Facebook, ma poi anche sul mensile La Busa, che mi preme sempre rimarcare questo mensile che vi prego appunto di acquistare perché intanto ci sono su sempre delle cose interessanti, anche la mia pagina dialettale, ma poi in questo modo contribuite insomma alla, a, a questo giornale, a questo mensile che insomma è un qualche cosa di importante per la nostra comunità locale. Bene, sulla Busa tutti i mesi Matteotti scrive questa, queste parti tratte dalla sua storia che penso cercherà di tradurre in un libro come ci ha fatto con Nat all'ombra del Castello. Bene, eh, Matteotti, con Matteotti c'è un grosso problema perché lui quando scrive eh, i toponimi Via Vergolano, Via Bettinazzi, eh, Varignano, ecco, si dice Varignano o Varignam? Via Vergolano o Via Vergolam? Eh. Quindi, Bolognano, Bolognano o Bolognam? Eh. A volte scrive Bolognano, a volte scrive Bolognam. Qui bisognerebbe decidersi, insomma. Certo, la cosa più spontanea, sarebbe, cioè più bella, da un punto di vista proprio lessicale, dialettale, sarebbe quella proprio di riportare i dialetti dialettali. Quindi, nel super Stranfor, nel per via Vergolam, né super Bolignam, nel super Vel, nel super Sanzoam, non a San Giovanni, né super Sanzoam, Sanzoam, capite? È più bello Sanzoam stif, varignam, creim nak, però eh, qui bisogna eh, dico sempre, non fare una o l'altra cerchiamo di decidere qual è la forma migliore quindi io insisterò perché i toponimi siano nella forma dialettale locale bene la stessa cosa vale per i cognomi i cognomi spesso hanno i raddoppiamenti tantissimi io qua Giuseppe, Giovanni, Giuseppe, che poi diventa Beppi a dire la verità, ma il Giuseppe con una P o Giuseppe con due P, Giovanni con due N o Giovanni con un N, la Piera, la Pera o la Piera, Lucia, la Luzia, Beh, la, la, la nonna di mia moglie si chiama Lucia, ma la chiamano tutti... La Lucia, la nonna Lucia, la nonna Lucia. Vivaldelli, eh, Vivaldelli con due L o Vivaldelli con una L. Aldrighetti con due T o Aldrighetti con una T. Carmellini con due L o Carmellini con una L. Anche qui, chiaramente, sui cognomi è un po' più delicato però. Io sarei anche sui cognomi, cercare di mantenere la forma dialettale, quella che si dice proprio in dialetto. È venuto Vivaldelli, è venuto Aldrighetti, è venuto Beppi, è venuto Giovanni, è venuto Lucia, né Manac, né sul Baom, né sul Monte Balt, né a Trent, né a Roveredo, né su Stif, né Malvarom, eh? né so tempesta, non tempesta, Tompesta come dicono i rivani, no? E quindi. Quindi questi sono gli argomenti che mi premeva riportare la vostra attenzione per quanto riguarda un po' di grammatica dialettale. Vedete, sono stato abbastanza veloce, voglio finire, lascio da parte il solito vocabolarietto, finisco con dei proverbi che sono, se non ero, ne ho messi tre, mi pare. Vediamo se ne ho messi qualcuno anche dopo. No, ce n'è qualcuno in più. Allora, Valde puna gozza de bon senso, che tutto è il studio del mondo quindi l'importanza del buonsenso no? anche nell'amministrazione della cosa pubblica a volte ci vorrebbe un po' di buonsenso ma a volte il buonsenso si scontra con la burocrazia, con la legge e quindi questo scontro permette a volte anzi non permette che le cose si evolvano in modo veloce l è meglio piegarsi che scavezzarsi Ecco, prima di scavezzarsi è di è meglio soltanto piegarsi, come fanno certe piante, furbe che in millenni, secoli, millenni, hanno capito che di fronte a certi venti non bisogna cercare di resistere, ma è meglio lasciarsi piegare per non essere spazzate via, scavesate, dialetto. Chi daretta al cervello degli altri, il Sole può alzerarlo su, il SO. E il polso allo lo su, cioè il suo cervello lo può chiudere. Quindi, ecco, questo è un messaggio importante. Quindi cercare di ragionare con la propria testa, non, quella dei, non con quella degli altri, si Orla è quel che non deve niente a nessuno. Ecco, quindi cercare di non avere troppi debiti con gli altri, al massimo dei crediti, ma non debiti. E poi finiamo con la solita massima, anzi, detto. Di carattere religioso, la barca del creder nel Signore Dio. Quindi la barca del creder nel Signore Dio non la va mai. Secondo voi? Esatto, la Signora ha indovinato non la va mai a fond? Quindi la barca della fede nella provvidenza divina nel Signore Dio, non va mai a fondo. Andrà incontro magari a procelle, a tempeste, temporali, ma riuscirà sempre ad uscirne indenne. Ecco, spero di essere uscito indenne anche quest'oggi con questa puntata, che è stata didattica, un po' pesantina, mi rendo conto, però, se volete scrivere in dialetto, imparare il dialetto, bisogna fare ogni tanto, come in italiano, insomma. Quando uno si accinge ad imparare una lingua italiano o tedesco bisogna fare un po' di grammatica, anzi direi tanta grammatica, altrimenti facciamo qualcos'altro, impariamo qualcos'altro. Quindi con questa fiducia nel credere nel Signore Dio che non si va mai a fondo, vi lascio e naturalmente ho la speranza di avervi qui ancora pronti ad ascoltarmi la prossima puntata. Mi auguro che siate numerosi, interessati, quindi vi saluto molto cordialmente e vi ricordo che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao a tutti!